stiamo rivitalizzando una biblioteca da poco riaperta, un quartiere cosiddetto periferico di Roma Nord. Rendere un luogo in cui si va per poter fare tante cose differenti, ci sono i libri ma ci sono molte altre attività, perciò dare forza a un contesto specifico che è la biblioteca. Questi non sono incontri di apprendimento didattico, ma sono degli incontri più ludici e creativi in cui i bambini veramente liberano la loro fantasia. Color Lab è un laboratorio fichissimo di fotografia con i bambini che in realtà vanno da 4 anni a 12 con la macchinetta analogica. Questa secondo me è la parte più interessante perché i bambini hanno scattato per un'ora di seguito senza mai chiedersi dove fossero queste foto. Ovviamente, essendo bambini così piccoli, abbiamo pensato di usare il colore e come la cercare certi colori li obbliga a guardare bene le cose, perché la fotografia tratta proprio di quello, no? Sapere guardare le cose. Da lì è partita un'altra idea nostra, che è abbinare la sensazione all'espressione, e a questo punto anche loro imparano in qualche modo a capire che cos'è il ritratto. Abbiamo creato dei piccoli volumi, dei piccoli libricini, partendo da della carta, senza utilizzare delle forbici, quindi semplicemente fare esperienza di tagliare della carta a mano, piegarla e comporla, nella fattispecie, in due piccoli volumetti. La seconda parte del laboratorio era giocare un po' con i timbri, con diversi timbri di diverse modalità. Abbiamo più o meno creato dei piccoli interventi che sorvolano l'esperienza della poesia visiva. Poter creare da sé dei libri, tattilizzare certe forme di conoscenza. E certamente l'idea di questo laboratorio è anche legato al luogo dove ci troviamo. Partiti dall'idea del ritratto collettivo, loro hanno disegnato il loro prossimo e loro stessi. Abbiamo lavorato sull'idea dell'emozione, ma anche contestualizzarla all'interno di un'immagine, quindi perché un personaggio è triste e perché un personaggio è infelice. E sono uscite fuori sempre delle situazioni al limite tra la poesia e un certo tipo di visione infantile che comunque ci interessa per quello che dobbiamo fare. Giorgio, pizza da Mauro. Chiude alle ore 21, apre alle ore 9, via Flaminia 1179.
Quello che abbiamo fatto è stato elaborare insieme la parola empatia e ragionare su questo significato, imparando che questa parola in realtà è il nostro superpotere, che si fonda su una regola molto importante, che è non fare agli altri quello che non vorresti venisse fatto a te. Quindi abbiamo rinforzato questi concetti con i bambini, ma abbiamo aggiunto un altro elemento, che è quello di provare a cercare un rimedio a quelle che sono le emozioni negative. E quindi poi abbiamo fatto dei giochi di scambio in cui abbiamo invertito un po' i ruoli. C'erano dei pazienti, c'erano dei dottori e c'erano delle formule diverse fisiche per incontrarsi e risolvere appunto degli stati d'animo considerati negativi. FilmLab parte dall'idea di realizzare un breve video attraverso la creazione di una sceneggiatura partendo dall'immaginazione dei bambini. Poi cioè, quello che abbiamo fatto è stato strutturare questa idea di sceneggiatura attraverso pensare delle storie in relazione ad ogni singolo luogo, luoghi che sono più vicini, perciò l'anfiteatro che sta fuori qui, la fontana, il bosco, un piccolo campo, perciò come possiamo reinventare la storia del quartiere partendo dalla nostra immaginazione, quando dico nostra intendo dei bambini, poi c'è i bambini che reinventano le storie del quartiere partendo da cosa loro immaginano, perciò chiudono gli occhi e pensano cosa può essere qualcosa di sconosciuto, di ignoto che si trova altrove. Vivere il contesto oltre la biblioteca, del proprio quartiere, e reimmaginandoselo o facendoselo proprio attraverso i racconti che si scrivono. Oggi parlavamo di una piccola tribù dei bambini con tutti i singoli clan all'interno, perciò anche l'idea di fare proprio un luogo, invece di vedere un luogo come qualcosa di esterno, raccontandosi delle storie, queste storie legano le persone ai luoghi e creano una connessione, perciò rivitalizzare un luogo come la biblioteca e creare connessioni attraverso delle storie con il quartiere stesso.